Oggi a Mai Mai Ceba, il sesto pozzo riabilitato grazie ai fondi messi a disposizione dal gruppo Alta e da tutti i clienti di IO Family. Grazie di cuore come sempre per il continuo sostegno per questa popolazione. Della comunità di Walwalo vi diamo il nostro benvenuto, vediamo che siete sempre vicini a noi per cercare di aiutarci a risolvere i problemi sia delle scuole che dell'acqua e siete sempre con noi senza nessuna differenziazione di religione, di cultura e di nazionalità. Vi ringrazio molto per quello che avete fatto. Vi ringraziamo per essere venuti da così lontano. Questo pozzo era ormai secco da oltre 3 anni, per cui abbiamo dovuto affrontare problemi molto difficili per l'approvvigionamento dell'acqua. Oggi, grazie a voi, l'abbiamo risolto. La gente era costretta a camminare 3-4 ore per raccogliere l'acqua, quindi le nostre donne e i nostri bambini avevano grossissimi problemi. In particolar modo le donne in stato interessante, quindi ringraziamo voi e la DCS per aver riabilitato questo pozzo. L'acqua è vita, come sapete bene. In effetti quando moriamo laviamo anche la nostra anima con l'acqua. Noi oggi grazie a voi abbiamo l'acqua, ma le comunità che sono oltre questa collina, alla vostra sinistra, non l'hanno ancora. Quindi molte persone sono costrette a migrare perché non hanno risorse. Abbiamo delle zone che potrebbero essere irrigate. C'era il progetto di un pozzo profondo da parte del governo, ma si è fermato a metà perché non hanno potuto realizzare un serbatoio di raccolta. Se potessimo avere un serbatoio potremmo usarlo per l'irrigazione e per i nostri animali. Speriamo che con questo la gente possa rimanere qui. Grazie per tutto.
meglio. Negli anni scorsi era molto difficile gestire la nostra famiglia, i nostri bambini, perché eravamo costretti a lunghe ore di cammino per andare a trovare acqua. Ora il nostro problema è parzialmente risolto, anche se questo pozzo ovviamente non riesce a soddisfare i bisogni di tutta la comunità. Al di là di questa collina ci sono, come ha detto la persona che ha parlato prima, ci sono molte persone anziane, ci sono ciechi, ci sono donne in stato interessante che ovviamente hanno grosse difficoltà a percorrere queste due ore e mezza di strada per arrivare a riempirsi una tanica d'acqua qua. Sappiamo che non potete risolvere tutti i problemi, ma se avete qualche idea, grazie per essere venuti qua.